Ma voleva farlo iniziare. Salve! Allora, salve, benvenuti tutti quanti. Questa sarà una live alternativa. Questa qua sarà Bloodborne. Bloodborne è un gioco per la PlayStation 4. Sembra... Ok, non era... Ok. Salve a tutti. Allora, non sono riuscito a loggare su... Allora, la mia PlayStation... La PlayStation di cosa? Va online... Ma però non accede al PlayStation Network. È una cosa totalmente random. Non capisco cosa succeda. E quindi mi becco l'inculata dell'anno io. Allora, dai, lasciamo la lingua in italiano così che voi capite. Sali automatico, no. Vibrazione controller, sì. Predefiniti, ok. Ambiente, sottotitoli, sì. Interfaccia, sì. Musica, sì. Effetti sonori, ok. Luminosità, regole di grafica, luogo visibile, la belva, no. E sti cazzi così? Fanculo. Perfetto. Nuova partita. Allora, un attimo che lo posto su Facebook. L'ho già selezionato. Avanti, ok. Ma l'ho appena fatto. Aspettate, faccio intanto. Ok. Allora, avanti. Oh, sì. Il sangue è smonto. No, le voci in italiano. No, le voci... No. Bene, hai raggiunto il luogo giusto. No, le voci in italiano. È la sede dell'infusione del sangue. Tu devi solo svelare il suo mistero. Ma da dove può partire chi ignora tutto come te? Calma, quando avrai un po' di sangue di Yharnam. Prima però dovrai siglare un contratto. Mio Dio, è terrificantemente brutto l'audio in italiano. No! Qualcuno mi lascia cambiare la lingua. Oh mio Dio, sono bruttissimo. Allora, no, fermi. Sì, guarda, stracciare il contratto e tornare al principale, sì. Mi rifiuto categoricamente di giocarlo in italiano. Sono terrificanti. No, cattivo. Ok, voce English. Ok. Perfetto, a posto. Ora è tutto giusto. Ora va benissimo. Allora, avanti. Oh, yeah. Pelbla. Sangue smunto. Non so cosa sia, però va bene. Well, you've come to the right place. Yharnam is the home of blood ministration. You need only unravel its mystery. Sembra semplice. But where's an outsider like yourself to begin? Oh, così è bello l'audio. Easy, with a bit of Yharnam blood of your own. But first, you'll need a contract. Ok, il tizio è un po' cieco, mi sa, eh. Allora, inserisci il nome. E beh, direi che mi chiamo Tenas. Facciamo proprio il cancretto precisino. No, allora. Sesso. Sì, dai, facciamo nuovo. Giovane, matura, avanzata. Giovane, dai. Origine. Allora. Ok, in pratica le origini mi cambiano le statistiche di gioco. Allora, mite, un'educazione ordinaria, i parametri sono medi. Unico superstite, dispone di grande energia e vigore. Infanzia problematica. Tipo bambino picchiato. Una gioventù difficile ti ha reso molto resistente. Ok. Passato violento, le imprudenze passate ti hanno reso più forte. Ok. Hai innate doti accademiche e investigative. Ok. Hai combattuto molto, ciò ti ha reso forte e abile. Discendi da un'antica famiglia e confidi nelle tue origini. Destino crudele, hai affrontato momenti duri che ti hanno dato forza.
Non hai alcun talento, la tua... Porca puttana, questa è cattiva. È strabello, c'è sempre una che sei proprio sfigato. Questa qua di solito è quello più difficile. Allora, non hai alcun talento, la tua nascita è stata vana. Sei uno spreco d'ossigeno, il miglior insulto di sempre. Allora, questa non sembra male, resistenza... Allora, vediamo. Mite, hai tutte le statistiche medie. Unico superstite, molta vitalità, resistenza, forza. Ok, questo è molto resistente e molto abile. Questo è molto forte. Abilità. Vitalità, resistenza, forza, abilità un po' bassa. Però non so cosa sia arcane, quindi è un po'... È un po' una merda sta cosa. Non sapendo che cos'è arcano, è un investimento che non posso fare, sapere. Allora, sarei tentato dall'esperienza militare per la forza. Però qualcosa con più resistenza. Il passato violento è più figo. Perché allora, hai tanta vitalità, hai tanta resistenza e tanta forza. Sei un cretino, però almeno sopravvivi. Sono davvero indeciso. Non so quale scegliere. Fa culo, passato violento. Passato violento. Oh, bene. Oh, che bello. Allora, voce. Corporatura. Robusto parte superiore. Mi sembra giusto. Mi sembra giusto. Robusto parte superiore. Oh, yeah, baby. Allora, testa. C'è un modo più veloce? Voglio una testa gigante. Vediamo quanto grande posso farla a te. Non mi sembra tutta sta grande differenza. Ah, ok, posso cambiarlo di 10. Ah, ok, adesso sì che si vede la differenza. Cambiandolo di 10 in 10. Boh, non mi pare così sproporzionato così. Beh, il petto grande, l'addome grande, le braccia. Vediamo un attimo. La cosa che non si capisce molto bene. Ok. Colore pelle di base. Sono un po' più tendente al pallido, quindi facciamo questo. Colore della pelle. Ah, si può fare. Ok, si può modificare una cosa. Colore pelle strano. Dettagli del volto. Volti predefiniti. Mamma mia, terrificante. Ma questo è bruttissimo. Ok. Ho una brutta sensazione. Ok, questo è quello che ho detto. Ah, questo non è malvagissimo. Ha un naso un po' a cazzo, ma si può. Tutte cose risolvibili. Ok. Caratteristiche. Beh dai, facciamo 70. Estetica facciale. Aspetta, vediamo la differenza. Oh mio Dio, è terrificante. Aspetta, ok. Questo sembra abbastanza debole. Enfasi sulla forma. No, 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 brutto, brutto. Ok. Sembra un po' cinese però così. Ok. Sagoma del volto. Oh mio Dio, quante cose. Allora. Dimensione del naso. Non ho un naso gigante. Facciamo così? Sì, ci sta. Ma questo non è ampio e stretto. Rapporto naso-fronte. Aspetta. Non vedo la differenza. Dov'è la differenza? Ok. Spazio verticale del viso. Creazione tratti del viso. G.
Ci starei una vita qua su questo affare. Fronte, osso frontale. Profondità della fronte. No, così sembro ritardato. Aspetta, aspetta. Ci passerò le ore, ragazzi, quindi siate pazienti. Sporgenza della fronte. Oh, guarda. Mi sa che... Oh mio Dio, sembro... No, no, deve essere qua. Ok, una curva naturale. Più o meno. Altezza del ponte nasale. Sporgenza del ponte. Ok. No, non sembra così sfrontato. Sporgenza... Oh mio Dio, no. Larghezza del ponte. Ok. Cresta sopraccigliare. Cresta interna. Oh. Cresta esterna. No, questo. Ok. Occhi. Posizione. Direi. No, andava bene prima. Dimensione. Un po' più grande. Oh mio Dio. Oh, guarda, aspetta. È bruttissimo. Oh mio Dio, è terrificante. Inclinazione. È bruttissimo sto tizio. Non so come sono riuscito a farlo, però l'ho fatto terrificante. Oh mio Dio, quanto è brutto. No, aspetta, sapete cosa? Fuck this shit. Preferisco usare una faccia. Allora, volti predefiniti. Preferisco usare una faccia prestabilita. Dai, questo è accettabile. L'unica cosa che è da cambiare è il colore della pelle. Allora, colore pelle di base. Ma perché sei tornato a quella faccia terrificante? Ok. Colore pelle di base. Oh, là. Fanculo. Usiamo questo. Colore... No, non colore della pelle. Capelli, barba. Oh, là. Allora. Fanculo. Guarda quanto è swag così, aspetta. Oh mio Dio! Oh mio Dio, è terrificante. Allora. Ho i capelli lunghi, ma non così lunghi. Questo ci sta. Dai. Ci sta. Colore dei capelli. Ma non c'è un... Non lo so. Non c'è un modo per scegliere con un colore. Ecco, mostra la palette. Oh. Ok. Sopracciglia. Ma cosa sono ste robe? Sono terrificanti. Allora, barba. Io non ce l'ho, quindi fanculo. Ok. Occhi. Dimensione delle pupille. Sì, perché lo si... Queste sono le cose importanti. Palette di colori. Occhi rossi. Bam. No, dai, facciamoli grigi. Grigi. Ah, si può anche scegliere il colore dei singoli occhi. Proprio. Gli occhiali. Oh mio Dio. Oh mio Dio, sono Harry Potter. No, che figata. Aspetta. Sono indeciso se essere John Lennon o Harry Potter. 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 Forse erano questi quelli di John Lennon, però. Sono un po' indeciso. John Lennon o Harry Potter. Non so cosa scegliere. John Lennon sia. Colore degli occhiali. Oh mio Dio. Posso scegliere il colore delle lenti. È fantastica. Aspetta. Dobbiamo sceglierli bene. Allora, qualcosa di più gaio non c'è? No, come? Non c'è qualcosa. Non posso scegliere. Come faccio a fare? Voglio fare il rosa. Li voglio. No, allora. Devo farli più rosa. No, non voglio che siano più...